Terza e ultima parte di questo decimo appuntamento stagionale con Volley Mania. Ci trasferiamo velocemente a Perugia, dove la nostra Elisa Calcamugi è andata a trovare Tai Agüero. Abbiamo ricevuto un invito a pranzo molto particolare. Taimaris Agüero, schiacciatrice del Perugia Volley, oggi cucina per noi. Hai già messo sull'acqua? Sì, l'ho messa perché ho appena finito gli allenamenti e quindi pomeriggio c'è allenamento, allora ho fatto preparare prima. Cucini la pasta? Sì, oggi ti cucino la pasta, ho fatto per farti assaggiare che anch'io sono capace di cucinare la pasta. Italiana, sono arrivata qui nel 2001, anche se prima giocavo con la nazionale cubana, venivo, giocavo, qui in Italia giocavamo nel 98, però in permanenza qua sono del 2001. Come ti trovi? Com'è l'Italia? Molto bella, mi piace molto il clima italiano, le persone sono favolose, ma soprattutto le cose da mangiare. Com'è che hai incominciato a giocare a pallavolo? Ho ricominciato, avevo 10 anni, ero piccola, all'inizio non era che mi piaceva tanto, mi piaceva più il nuoto, però avevo un'allenatrice che era quasi amica di mia mamma, quindi lei mi ha preso e a casa mia, dove abitavo io in Santi Spirito, allora mi ha fatto la proposta se volevo giocare a pallavolo, ma all'inizio non è. Sempre piangevo. Sì. Dopo di lì mi è venuto l'estimo, la voglia, allora ho ricominciato a giocare a pallavolo. Spiegaci un po' come hai fatto il sugo. Ho messo il setano, la cipolla, pezzettino di carote, un po' di olio e sale. E l'ho messo media ora sotto il fuoco. Sono arrivata quando avevo 15 anni nella nazionale cubana, nella juniore. E con la nazionale junior ho partecipato al mondiale del 93, dopo di lì la nazionale maggiore, quelle delle giocatrici più famose, quelle più importanti, hanno visto che io avevo un buon livello. Allora, ti lascio mettere il sale. Ma allora mi hanno preso la nazionale. Ti manca Cuba? Sì, un po' sì, mi manca soprattutto la mia famiglia. E le abitudini che avevo, magari di uscire con gli amici, però passa, perché da quando ero piccola sempre ero lontana dai miei genitori, quindi ormai sono abituata a stare da sola. La solitudine, ormai sono abituata a convivere con la solitudine. Qui a Perugia mi trovo molto bene, perché sempre ho giocato qua e quindi i tifosi, le persone che mi stimano molto, mi conoscono tutto e mi tengono a cuore. Sì. Quindi questa è una cosa molto importante per me e mi sento a mio agio. Ma quando passi per strada ti riconoscono? Sì, 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 ma magari sono più i ragazzini, magari i figli di mamma, papà, però non è che se ti avvicinano, sempre senti. Sì, è l'Agüero, sì. Bella, molto no? Bello, una soddisfazione. Sì, questo è molto bello. Qual è il tuo sogno? Cosa vuoi fare da grande? Da grande vorrei fare l'allenatrice, ma se vorrebbe anche un po' di esperienza, magari andare a scuola. Adesso ho il secondo grado da allenatrice. Mi piacerebbe lavorare con bambini piccoli, insegnarle quello che mi hanno fatto imparare a me da quando ero piccola, sempre nello stesso modo. Grazie per averci
Buona. Allora noi la prossima volta torniamo, però ci fai la promessa, le banane fritte. Sì, sicuramente. Per Tai un solo aggettivo, una giocatrice fantastica.